Concorrenza sleale, produzioni di scarsa qualità e a basso costo, contraffazione e finti marchi made in su prodotti realizzati invece all'estero. La Camera di Commercio di Venezia ha organizzato un convegno per far luce su queste problematiche che danneggiano tanto i produttori quanto i consumatori. Ma che cosa sono made in e contraffazione? Il Made in è una normativa che è stata introdotta recentemente nel 2004 dallo Stato italiano a tutela di un concetto che evidentemente nel mondo, dal punto di vista del mercato globale, incontra grandi consensi. Si è pensato quindi di colpire chi utilizza questo concetto in maniera falsa o fallace. Questo a tutela del consumatore e a tutela anche di una leale concorrenza. Chi viola il made in non è un contraffattore, chi viola il made in è una persona che ha utilizzato in maniera fraudolenta, diciamo, un'indicazione di origine. Il contraffattore è chi imita prodotti di un concorrente spacciandoli per originali quando in realtà non lo sono. Il Consiglio nazionale anticontraffazione racchiude 11 ministeri più l'Associazione nazionale dei comuni italiani ed ha diretti contatti e continue sinergie con tutte le forze dell'ordine preposte e le forze produttive. Questo significa essere non solo un grande centro di ascolto in tema di lotta alla contraffazione, ma anche parlare di contraffazione in termini tematici differenti. In prefettura è stato firmato un protocollo d'intesa in materia di contraffazione e vendita abusiva di prodotti, fortemente voluto dalla Camera di Commercio nell'ottica di informare e formare a tutela soprattutto dei consumatori e degli ignari turisti, considerata anche l'imminenza dell'estate. È stato finanziato esattamente da Unioncamere, dalla Camera di Commercio del Veneto, con risorse provenienti dalla Regione Veneto. Quindi è stato un lavoro di squadra, enti pubblici e imprese. È stato voluto fortemente, con caparbietà anche, dal prefetto di Venezia, la dottoressa Lamorgese. E siamo arrivati finalmente, dopo alcuni mesi di lavoro, a questo risultato che sarà un risultato concreto, nel senso di informare i consumatori prima di tutto, informare i turisti prima di tutto, perché è l'ultimo anello della catena, la catena più debole, perché è sempre, quasi sempre è disinformata e non sa a che sanzioni va incontro, a che truffe, diventa complice di un atto fraudolento senza sapere quello che fa. Noi riteniamo sia fondamentale continuare a battere sul tasto della formazione dell'informazione e sia necessario rafforzare anche il coordinamento con le associazioni di consumatori perché si facciano parte attiva per informare di più, per sottolineare di più che acquistare merce contraffatta è un danno per tutto il sistema paese.